Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, la quarta domenica di Pasqua, detta anche domenica del buon pastore, che è sempre i cicli dell'anno liturgico, è una liturgia in cui centro è appunto la figura di Gesù, supremo pastore e custode delle nostre anime, come abbiamo sentito essere chiamato dal suo primo vicario interprete, San Pietro, nella seconda lettura. Quindi è dall'emblematica e paradigmatica, evidentemente, autorità e autorevolezza assoluta del supremo pastore, cioè di nostro Signore Gesù Cristo, che è legge per ogni essere umano, ma in particolare per coloro che lo rappresentano, deve evidentemente scaturire come criterio ogni azione e comportamento di coloro che in terra ne continuano e proseguono con l'autorità peraltro da lui stesso conferita il ministero pastorale. Questa è chiaramente una domenica un po' dedicata a riflettere sulla figura del pastore e quindi dei pastori, primo per comprendere chi sono e cosa dovrebbero essere i pastori, secondo per pregare per loro e terzo, sapete che in questi giorni si prega anche per le vocazioni. A Roma, quando io ero in seminario tanti anni fa a Roma, questa era la domenica, non so se c'è ancora, dove venivano ordinati i preti dal Papa, tutti quanti la quarta domenica di Pasqua, appunto perché la domenica del buon pastore. Ora, l'odierna liturgia peraltro ci mostra anche un eloquente e interessante squarcio della predicazione dell'attività pastorale del primo vicario di Cristo, perché San Pietro è stato il primo successore di Cristo e il suo vicario in terra, che ha avuto storicamente il compito di iniziare, difficilissimo compito, di essere vicario di Cristo e quindi perpetuare sulla terra l'opera compiuta dal nostro Redentore. Allora, partiamo dall'ultimo versetto del Vangelo, che è quanto mai significativo. Gesù è venuto sulla terra per darci la vita e darcela in abbondanza. Questo è quello che vengo a fare, tutto quello che ci lascia anche nella Chiesa, la ragione di essere, perché esiste la Chiesa? Perché nella Chiesa scorre, soprattutto attraverso i sacramenti, la vita, e la vita in abbondanza. Bisogna soltanto avere, come dire, l'intelligenza, se vogliamo dire così, di andarsela a prendere. Ora, è chiaro che si tratta della vita, lo capite, no? Dell'animo, dello spirito, perché la vita biologica scorre a prescindere dal fatto che Cristo sia sceso sulla terra a compiere la redenzione. Gli uomini nascono umanamente, non ci serve il nostro Signore. Ecco, ma sapete che la vita biologica può non essere vita. Quante persone dicono che razza di vita brutta che sto vivendo, no? Questo appunto perché non hanno quella vita in abbondanza di cui parla Gesù. Questa vita dell'anima, peraltro, è ridonda, come la fede ci insegna, anche a livello psicologico e addirittura anche fisico. Il benessere psicologico ed anche il benessere fisico per certi aspetti proviene principalmente, cosa ci credete a questo qui, dalla vita di grazia. Come si fa a dire questo qui? Inverte la domanda, no? Da dove provengono tutti quanti i mali, anche quelli fisici, quelli morali, quelli spirituali, perfino la morte? Cosa insegna la Chiesa? Cosa insegna la rivelazione? Dal peccato, no? Quindi se uno vive in peccato, dopo non si deve lamentare se si sente depresso, d'accordo? Tutti quanti i mali che vediamo nel mondo sono tutti quanti prodotti del peccato dell'uomo, che è una... Io la chiamo la fabbrica a ciclo continuo del male. Avete visto che oggi sta la fabbrica a ciclo continuo, non chiudono manco la domenica, ahimè. Ecco, il peccato è una fabbrica a ciclo continuo di male, di pervasivo, quindi male psicologico, male morale, male spirituale, male fisico. Quindi, ecco perché, adesso ci arriviamo, Gesù è al tempo stesso pastore. In che senso? Anzitutto in quanto autore, causa e strumento della vita di grazia di ogni anima, perché è Lui che ci ha redenti, è Lui che è morto per noi,
È lui che ha istituito i sette sacramenti ed è peraltro lui che li celebra. Io quando consacro non dico questo è il corpo di Cristo, dico questo è il corpo di Cristo quando lo do a voi, ma quando consacro dico questo è il mio corpo. Voi capite che significa questo, no? Che non sto parlando io, è Cristo che parla in me in quel momento, quindi è lui che sta ministrando i sacramenti. Quando io confesso una persona, non dico nostro Signore ti assolve, sì, lo dico come formula esortativa, ma poi dico e io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma io non ho autorità di assolvere i peccati di nessuno, perché sono un essere umano, non sono Dio. Quindi vuol dire che è Gesù che parla attraverso di me. Gesù però, abbiamo sentito nel Vangelo, andando verso, tornando un pochino a ritroso, è anche porta. Dice, non sono soltanto il pastore, ma sono la porta. Che significa? Significa che per entrare nel gregge, attenzione, sia come pecorella che come pastore, devi passare attraverso di lui. Che significa questo? Allora, molta gente si scandalizza, perdonatemi, non so anche voi, quando vede un cattivo pastore, che purtroppo può esistere. E mica soltanto tra i preti, noi siamo l'ultima ruota del carro della gerarchia. Può essere pure che ci sia qualche vescovo che non sia proprio entusiasmante. Dio ce ne scappa. Qualche cardinale? Speriamo di no, ma... Ah, la gente scandalizza, ma quello è vescovo, quello è cardinale, come fa a non essere santo? Come fa secondo voi? Allora, il discorso è molto semplice. L'autorità oggettiva che un ordinato ha deriva dal sacramento. Cioè, io non è che sono prete per merito, io sono prete perché il vescovo apporta. Da quel momento in poi io ho l'autorità di agire in persona Cristi. Un vescovo, dal momento in cui viene ordinato, c'è il sommo sacerdozio, quindi è rappresentante di Cristo, sommo sacerdote, capo e pastore, punto e basta. Ma bisogna vedere se passa per la porta. Che significa passare per la porta? Capite, no? Vuol dire che tu imiti Cristo, passi attraverso di Lui, conformi la tua vita a Lui. Questo ci viene detto quando veniamo ordinati, perché dopo che ti viene ordinato, questo dice, oh, mi raccomando, conforma la tua vita a Cristo, perché questo non è scontato, non dipende dal sacramento. Così come i battezzati sono chiamati alla santità, ma non tutti sono santi, stessa cosa. Mi seguite, no? Quindi ecco perché Gesù dice, io sono un buon pastore, ma sono anche la porta. Se non passi attraverso di me, se sei pastore, sarai un cattivo pastore. E se sei pecorella, fedele, sarai un cattivo fedele. Quindi secondo voi, possibile che qualche pastore vada a finire all'inferno, secondo voi? Noi abbiamo una grande connazionale italiana che si chiama Santa Veronica Giuliani. Prima di leggere il dialogo di Santa Veronica Giuliani fate un bel respirone, forte, 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 perché cioè, ad una mistica, un'altra mistica italiana, Gesù ha detto questa è una delle tre donne che mi hanno amato di più, ma l'ha amata anche cioè, soffrendo e immolandosi con una vita crocifissa che soltanto a leggere 10 pagine ti senti male. Non soltanto le croci che il Signore gli ha dato, ma anche le penitenze che ha fatto, che sono veramente una cosa allucinante. Come tutte le grandi sante c'erano le esperienze mistiche. E lei diceva, avete visto che oggi lo zucchetto lo portano soltanto il Papa bianco, i cardinali rosso e i vescovi viola. Una volta lo portavano pure i preti, meglio che non te lo metti perché dopo si scandalizzano tutti quanti, e lo portavano nero. Allora una volta ebbe la visione di questo inferno dove c'erano i zucchetti neri, però c'erano pure quelli viola. E poi si è fermata ai rossi. Ma questo non ci deve purtroppo scandalizzare. Scusate, ma Giuda, che non esiste San Giuda Iscariota, assolutamente, esiste San Giuda Taddeo, che era il cugino di nostro Signore, che è autore di una lettera del Nuovo Testamento, ma non era santo. Quindi, se è esistito Giuda, chiaro, non vi dovete scandalizzare. Cioè, perché che una persona non sia santo non autorizza mancanze di rispetto, perché il nostro Signore li giudica lui, i suoi eletti, e li farà correre molto di più delle semplici pecorelle, saranno giudicati molto, e più si va in alto nella gerarchia, e più severo è il giudizio. Non bisognerebbe mai essere veramente nei panni del Papa, ma è così. Quindi non ci dobbiamo scandalizzare. Ora, detto questo, andiamo a vedere un attimo i compiti del buon pastore, 2 minuti ancora. San Pietro ci dimostra perfettamente le sue letture, no? Allora, compito primario del buon pastore è annunciare che Gesù è l'unico Signore e Salvatore dell'uomo e in forza di ciò chiamare con soave fortezza e ferma dolcezza chi vive nel peccato a convertirsi e a riconciliarsi con Dio. Scusate, no? Hai visto la prima lettura?
San Pietro predica, poi dice: vi dovete convertire e farvi battezzare. Già, avete mai sentito oggi qualche pastore dire: vi dovete convertire, uè. Ma non solo, volete che vi leggo gli ultimi tratti della prima lettura? Ditemi se avete sentito qualcuno oggi esprimersi in questi termini. Immaginate se lo faccia qualche vescovo, che succede? Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Avete mai sentito qualcuno dire: uè, salvatevi da questa generazione perversa? Immaginate che succede. Su tutti i giornali, insomma, dopo. Minimo, no? Eppure San Pietro l'ha detto. Ora domanda, vedete, io purtroppo mi faccio sempre troppe domande, sarebbe meglio farsene di meno. La nostra generazione non è più perversa, ci sono tutti i santi, e quindi non serve dirgli queste cose, o c'è qualche altro problema? Lasciamolo chiaramente insoluto questo qualche altro problema, no? Però il compito del pastore, va bene, anche se non uso un linguaggio così diretto, così crudo per certi aspetti, così forte, è comunque di chiamare a conversione. Come? Attraverso il battesimo, se ancora non è battezzato, oppure attraverso il sacramento della penitenza. Se viene il peccato, si è separato dal mistico corpo di Cristo, e quindi ogni tanto deve parlare anche di una cosa di cui oggi si parla un po' poco, che è il peccato. Tanti anni fa, perdonatemi se ogni tanto faccio queste digressioni per allentare un po', in una parrocchia dove stavo, qualcuno viene a dire che gli mandavo per storto la domenica, perché parlavo troppo del peccato. No, la domenica non ci deve parlare dei peccati, ci deve parlare delle cose belle. Perché se tu la parli di altri del peccato, a me ha storto la domenica, perché ti ha storto la domenica? Se non li fai, non te ne vanno a storto, no? Già se tu mi dici questo, mi fai una pezza male. Se dico che andare a messa è peccato, non andare a messa la domenica è peccato mortale, se tu vieni tutte le domeniche, te l'hai storto la domenica, no? D'accordo? Se dico che commettere atti impuri è peccato mortale, se tu non li fai, non ti vanno a storto la domenica. Pregherai per quei poveri peccatori che fanno queste cose, no? Se ti vanno a storto la domenica, che problemi ti ha fatto? Mi devi fare occupare. Scusa, ma un prete di che cosa deve parlare? Principalmente, non solo di questo, certamente ci sono anche altre cose, ma il compito essenziale, perché Cristo è venuto a darci la salvezza, è peccato. E quanto più il senso del peccato si va smarrendo come oggi, tanto più bisogna piano piano parlare di queste cose. Ora, altro compito essenziale del buon pastore, la seconda lettura bellissima, tratta proprio la lettera di San Pietro, è indicare Gesù come unico modello e punto di riferimento. I cristiani non sono semplicemente brave persone, sentite che dice San Pietro, no? Vi ho dato un esempio perché ne seguivate le orme, non commise peccato, era maltrattato, non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. Uno può essere una bravissima persona, onesta, però se gli fanno un torto, all'altra guancia non la porge, si difende per esempio, no? Questo non è incompatibile con l'essere una brava persona, onesta, ma se vuoi seguire le orme di Cristo crocifisso c'è qualche problema. E lui è il nostro unico modello, oltre che il nostro unico maestro, no? Quindi, che fa il buon pastore? Gesù è il maestro, Gesù è il salvatore, Gesù è il modello. Fatto questo, ha fatto tutto, perché nessuno è pastore autoreferenziale. Noi siamo pastori in quanto ministri, servi e portatori di ciò che è, ha fatto, ha detto e rappresenta l'unico buon pastore che è il nostro. Siamo lodati, Gesù.